Ho sudato. Hai sudato questo freddo? Ho sudato. Non ci credo. Ho sudato anche tanto. Sudato, nel senso. No, vista brutta no. Però è come avevo visto come è andata quasi, 2 tiri, 2 gol. Non era facile raddrizzarlo. Però la squadra ha reagito molto bene. Siamo contenti, dai. Grande prova di forza della squadra. Sopra un campo molto difficile, ecco. Secondo tempo abbiamo giocato la porta sola. Secondo tempo, quindi. Sì, ma siamo andati subito in vantaggio il primo tempo. Poi un pochino abbiamo mollato, forse pensavamo già di aver vinto. Invece questi hanno azzeccato due tiri, 2 azioni, gol. Mi hanno detto che forse il primo era in fuorigioco, non lo so. Però, la reazione è stata eccezionale, dai. La squadra, c'è stata una prova di forza notevole. Noi il secondo tempo li abbiamo schiacciati lì e loro mi sembra che non hanno fatto mai un tiro in porta. Dai. Credo che la vittoria sia meritata. Quale bacchetta magica c'ha tanto in azzeccare? No, ma nessuna bacchetta magica. No, ma faccio i complimenti a chi entra, che entra con lo spirito giusto, sempre, con la voglia giusta di far gol, di aiutarsi, dai. La squadra è unita, compatta, quindi chi entra dentro fa sempre il suo, quindi è molto importante questo, anche perché la squadra è corta, quindi quelli che siamo ci stiamo dando una grossa mano tutti. E sono contento per lui, benissimo, ha fatto proprio alla grande, non poteva fare un'entrata migliore. No, però deve ancora crescere, c'è ancora molte pause, i ritmi sono ancora più bassi, deve crescere, deve correre un po' di più come tutti quanti gli altri. Però oggi è andata bene, dai, l'importante è che la butta là dentro. Almeno abbiamo anche i pasticcini per la prossima settimana pagati, perché chi fa gol paga i pasticcini. Cosa non ha funzionato nelle due occasioni? Ma guarda, abbiamo preso 2 infilate, sapevamo che loro lanciavano con questi 2 attaccanti lì davanti, uno che viene incontro e uno che si buttava. Potevamo soffrire questo, perché erano tutti e 2 rapidi e un po' le abbiamo sofferte, anche perché il centrocampo o andava a attaccare alti o stavamo troppo bassi, quindi non c'era molta unione fra i reparti e andavamo in difficoltà. Dovevamo stare forse più corti con Filipe, che raddoppiava sui 2 centrali, però ci facevamo trasportare molto dalla palla, quindi uscivamo tutti e 3 sul pallone. E quindi si creava questo buco che dove loro andavano a nozze, erano molto bravi. Diciamo che forse abbiamo peccato un po' di generosità. Molte volte la squadra deve stare un pochino più arroccata e sfruttare le nostre più ripartenze. Però ragazzi, è andata bene, non era facile dopo la doccia, dopo la sosta fare una partita del genere. Io credo che ci sia stato veramente una grande risposta. Tra l'altro la squadra ha deciso tutto in una notte di cominciare a segnare sul calcio piazzato. Questo è un altro segnale positivo. Abbiamo battuto dei calci d'angoli stamattina, Scognamiglio non aveva mai preso la porta, gli ha detto che non faceva gol, oggi ha fatto gol. Quindi sono contento anche per lui. Sì. L'occasione del gol, quello di Bombai, del primo, e poi se ne è verificato anche dopo le sanzioni. La scelta quella di Conti sempre di fare la diagonale all'interno, senza rimanere largo aspettandolo. Non era meglio lasciare l'uno contro uno di Marotta con Scognamiglio e con Massoni rimanendo largo aspettando Bombai anziché fare quel movimento sempre, una curiosità mia, perché gli faceva sempre lo stesso movimento. Sì, ma il ragazzino è entrato un po'. Ah, cioè era lui, era di sua. Sì, oggi non era tanto in partita, oggi ha sofferto tanto. Forse anche lui la sosta un pochino. Si è rilassato un po' troppo, però ci può stare, ragazzi, sta facendo un campionato spettacolare, quindi anche l'altro ragazzino sta facendo molto bene, che è Comotto, benissimo. Ora palla al Frosinone, stavolta non si muta. No, ma non è questione, l'ho detto l'altra settimana, dobbiamo fare il nostro cammino, lasciamo perdere tutto e tutti. Adesso pensiamo, ci vediamo 2 giorni di vacanza e poi penseremo a Lecce. 3, vabbè. No. Volevo dare. Non volevo che avevo sbagliato l'altro. Senti, il commento sul calcio. Ormai puoi dirlo su quel parlare. È ufficiale? E allora non posso parlare, se è ufficiale. È ufficiale? Sì. Ma è un giocatore che ha avuto a Benevento, faceva la mezzala, adesso negli anni la si è trasformato davanti alla difesa, quindi può fare questi 2 ruoli. Per noi è un giocatore importante, ci può dare una grossa mano.
L'abbiamo visto all'Opera con l'Aquila in casa, quindi credo che sia stato uno dei migliori in campo. Quindi è venuto a darci una mano, si è messo a disposizione, ha accettato questa sfida e per noi è molto importante. Può essere la capacità forse di Carcione nel lancio proprio a pescare gli esterni? Ma lui ha caratteristiche diverse da Filippe, sì. Cioè il lancio lungo, sì. Lancio lungo, visione di gioco più lunga di Filippe. Quindi può essere una situazione da sfruttare in alcuni casi. A posto? Grazie. Arrivederci. Ma proprio stamattina il mister mi ha detto, ma quando fai un gol di testa? Speriamo che lo dice anche la settimana prossima. Sì, vabbè, lui mi prende sempre in giro perché in allenamento proviamo i calci piazzati, però molte volte sbagliamo, quindi proprio stamattina mi ha detto, vabbè, tu non farà mai gol. Sì, sì, l'ha detto. Ah, l'ha detto anche. Quindi va bene così. Marotta-Ferretti, due clienti molto difficili. Sì, due buoni giocatori per questa categoria, però penso che più che ci hanno messo loro in difficoltà abbiamo sbagliato noi su due gol presi, perché noi sappiamo che il Grosseto giocava su questo, sul nostro errore per prenderci la profondità, e noi abbiamo sbagliato proprio in questo. Però mi è piaciuto lo spirito di sacrificio, la cattiveria e la voglia di portare a casa il risultato di questa squadra, perché io penso che il secondo tempo abbiamo giocato solo noi. Penso che la condizione fisica nostra è uscita fuori più al secondo tempo che al primo, ed ero preoccupato prima della partita perché ho visto il campo e a noi purtroppo il campo così non ci aiuta, perché siamo una squadra abbastanza tecnica che piace giocare e siamo andati un po' in difficoltà. Però ripeto, lo spirito di sacrificio di questa squadra oggi mi è piaciuto tanto. Se è possibile questo cammino già straordinario. Io penso che sia anche la loro fortuna, perché sono venuti in un gruppo di ragazzi, penso tutti bravi ragazzi, è facile inserirsi in questo gruppo, quindi chi viene ci può dare solo una mano. Per noi quello che conta è il gruppo, chi viene e si inserisce nel gruppo secondo me può fare solo bene, perché la squadra secondo me è una buona squadra, lo sta dimostrando, quindi chiunque viene ci può dare una grossa mano. Visto che a un certo momento sei partito dalla difesa, sei respirato, qualche motivo? Diciamo che ogni tanto mi prende questa cosa di andare in avanti, però bisogna fare anche gol, non andare avanti, però molte volte ci provo, magari prima o poi arriverà il gol, speriamo. Beh, hai fatti due comunque, tutti e due pesanti, perché se consideri quello di Benevento, sì, è stato pesante di per sé, perché è stato tantissimo. Questo di oggi ancora più importante perché l'hai fatto prima che il Luis. È il primo tempo che ci ha dato secondo me una grossa carica, sì. gol pesanti che alla fine ha portato la vittoria, perché 3-2 ha fatto enti, e noi è quello che vogliamo, sappiamo dove dobbiamo arrivare, e quando siamo in campo, almeno io personalmente ma anche tutti i miei compagni, ci teniamo troppo a vincere, perché purtroppo il nostro obiettivo è vincere, non ci possiamo permettere di pareggiare o dobbiamo vincere, quindi non è semplice, che molte squadre vengono qui che non hanno nulla da perdere e vengono a fare la partita tanto per. Purtroppo per noi è un po' più difficile perché dobbiamo vincere, però a noi ci piacciono le sfide, perciò siamo qua, speriamo di continuare. Lo dedichi a qualcuno il tuo gol? Lo dedico a mia moglie e ai miei genitori che stasera mi hanno guardato in TV. Tua moglie come si chiama? Maria Teresa. Avranno goduto stasera. Penso di sì, perché mio padre aspettava un gol perché l'ha visto a Benevento, ha detto mo non posso venire stasera, magari fammelo vedere in TV. Accontentato anche lui. Beh, tanto si rigioca anche col Benevento. Speriamo. No, grazie a voi, buonasera.